Siamo qui a Ossia Ponente, la spiaggia adiacente il porto. Perché mi sembra che la sabbia che è il fondale del porto, che prima doveva andare per motivi di igiene, di salute, a largo, adesso hanno fatto dei grossi condotte come si può dire, viene donata ipocritamente, viene donata a noi di Ossia e per fare la spiaggia, la chiamata spiaggia per cani, spiaggia da cani in realtà è, perché questa, io ho visto quando lo sbocco di quest'acqua è nera, sembra petrolio con molta schiuma, può darsi che è solo un effetto così, è l'impressione che poi va via. Ma io penso che quindi alla salute del porto con quell'acqua ci fa brindare tutti quelli che vanno in acqua, perché un pochino d'acqua ce va sempre. Abbiamo fatto spese nostre queste del condominio del porto. Ma i permessi per fare queste cose chi li dà? Quando la corrente è forte, che magari il Libeccio, il Maestrale, entrano da questa parte in modo obliquo sulle barriere. L'ho visto anche alla vecchia Pineta che succedeva, che entrano in modo obliquo e non vengono fermate, non viene fermata, si sentiva l'urto, sembrava la canzone Tapungo della prima guerra mondiale, tum, tum, fa così, no? E una volta urtata la forza del pallone, no? Del mare, si vede immediatamente una schiuma che va velocemente verso l'interno, quindi io ho detto a modo mio, gli fa da binario per entrare velocemente a rodere all'interno. La stessa cosa ho vista fare a Levante del canale dei pescatori, dove sotto dei casotti che stanno rimettendo là, c'erano proprio qualcosa che somigliava veramente a dei binari. Pennelli che vediamo anche lì offrando i frutti sono dannosi, come dicevo, perché sono dei palliativi che risolvono, mitigano il problema dell'erosione per un breve periodo di tempo e poi migrano dei danni e mi spostano l'erosione altrove. Per quanto riguarda il ripascimento, ovviamente il ripascimento è uno, diciamo, dei più costosi come interventi, non quello eccessivo ma abbastanza costoso, ed è uno dei tanti opere di difesa che permette un impatto ambientale molto contenuto. Però sul ripascimento vanno dette almeno un paio di cose. La prima è il tipo di sabbia che io metto. Perché se la sabbia, ovviamente come da test unico ambientale, che visto che non abbiamo le barriere frangivento, mi ricade sulla strada e quindi quella diventa rifiuto, la sabbia che io prelevo o dal canale dei pescatori o dal porto ancor più, per i motivi che si dicevano prima, perché non viene considerata rifiuto ma la riutilizzo per fare ripascimento? Punto interrogativo. Inoltre c'è anche da dire che le analisi andrebbero fatte dall'ARPA, non da un ente privato. E poi c'è anche un altro problema di questa analisi. Io le analisi le faccio ora, ma il ripascimento non lo faccio domani quando risulta dell'analisi, lo faccio a X tempo. In quell'X tempo io posso avere delle contaminazioni anche di tipo naturale, basta che piove o altro, e mi determinano delle variabili diverse dall'analisi che ho controllato e verificato. Un'altra cosa da dire sul ripascimento è gli angoli di riposo. Cosa sono? Un profilo di un equilibrio di una spiaggia è data dalla granulometria del sedimento. Ad ogni classe dimensionale, quindi ad una dimensione del sedimento, ho un angolo di riposo corrispondente. Se io sovrappongo sabbia avente una dimensione differente, quindi minore e maggiore, crea un equilibrio metastabile, ovvero qualsiasi sollecitazione dinamica esterna mi porta via la sabbia. In più, fare il ripascimento come hanno fatto qui, ma come stanno facendo adesso proprio al canale dei pescatori d'inverno e in autunno, non ha senso, perché il mare ha la stessa tendenza naturale a fare il ripascimento. Ti tolgo durante l'inverno a turno, ti ridò d'estate. E quindi effettivamente non ha senso. Poi un ripascimento morbido o poco protetto o per niente protetto, come vedremo dopo a Ossia Levante, non ha proprio senso, perché il ripascimento, come ho detto, il sedimento che io metto in più non è che creo questo grande consolidamento della spiaggia, anche perché c'è da dire che qua mancano le dune. Le dune sono il vero consolidamento delle spiagge, che nella parte antropica purtroppo non ho, perché le abbiamo smantellate per fare le strade, le case e quant'altro. Perpendicolari oppure a forma di T, che addirittura li volevano mettere per Ossia Levante e fortunatamente non sono mai stati messi in opera. Ovviamente hanno un costo molto basso e in realtà risolvono il problema per un certo lasso di tempo,
Quindi magari all'amministrazione, che deve durare i famosi 5 anni, per quel periodo il problema del problema, diciamo la mitigazione dell'erosione costiera, riesco a metterla sotto bada. Ovviamente dopodiché mi determina un problema sottoflutto spostandomi l'erosione in zone dove magari l'erosione non ci sarebbe mai stata, come è successo a famosa Fregene. Fregene adesso dal 2004 in poi c'è questa famosa erosione, ma tutto dipende da Focene, perché fino a quando a Focene, prima del 2004, c'erano solo alcuni pennelli frangiflutto e alcuni pennelli trasversali, alcune barriere, Fregene ha sempre ricevuto dall'erosione sovraflutto la sabbia che gli serviva. Questo qui è uno dei principali punti in cui c'è la raccolta di tutte le acque che sono prese dall'entroterra, quindi dalla bonifica. Sapete, c'è stata una bonifica delle opere di canalizzazione e le acque poi vengono divise in due rami principali. Il primo, che passa dall'idrovora di Ostia Antica e viene sparata in mare dal canale dei pescatori, e la seconda che invece va sul Tevere, più a monte di dove stavamo prima. Quindi questo qui è uno dei due punti d'uscita delle acque di raccolta della bonifica. E adesso vediamo che punto particolare è, e poi magari prima di andare a fare l'ultima tappa ci allunghiamo un po' in là per vedere il punto probabilmente di massima erosione del litorale. Vai. Esempio primo. Allora, sempre osservando il motore della corrente sottocosta, distribuzione. Un po' qui di la voce sabbia. A Merisa, no? Non lo so, però la notte l'acido mi mangia. E la corrente sottocosta deposita quel poco che ha, depositerebbe un certo accumulo di sabbia su questo lato, perché anche qui ci sono le sponde cementificate che fermano la corrente sottocosta, l'apporto di materiale. Chiaramente da questa parte è quasi come un'equazione, da questa parte si accumula abbastanza sabbia e di là anche più erosione fa di quella che si accumula. Quando siamo venuti l'anno scorso con lui, mi sembra che qui vicino proprio c'erano delle baracche tutte contorte che stavano cadendo in acqua, una cosa molto, molto, sì, molto d'effetto. E poi c'è il problema sempre del probabile inquinamento del canale, che anche qui, adesso non la vediamo, ma di solito c'è un grosso deposito, dei grossi cumuli di questa sabbia che tempi addietro dicevano che doveva decantare con l'acqua piovana prima di metterla a qualche parte. Adesso vedo qualcosa di molto scuro che è messo sulla sabbia, bella roba. Andiamo forse a vederla, è che la roba c'è, è l'acqua pulita di qua. Che sta succedendo là, che stanno a fare? L'acqua viene prelevata da qui e invece di metterla al sicuro, l'acqua e sabbia viene gettata direttamente in quella zona bisognosa. Qui siamo alla vecchia Pineta, una delle zone più critiche per quanto riguarda l'erosione. Qui l'effetto è proprio plasticamente quello dei pennelli, in particolare degli argini. Qui praticamente la spiaggia non c'è più. Quindi delle opere dovrebbero essere a difesa. No, questa è la direzione di tutti gli stabilimenti balneari. Va bene, attraversiamo. Intanto voglio dire, obbligano a farli di legno. Per legge devono essere fatti di legno, perché possono essere rimossi e buttati giù, non in cemento. Ma qui il travertino. Poi c'è qualche manina a firmare. Poi c'è anche una. No, ma soprattutto c'è anche un'altra cosa. Che molti hanno preso l'autorizzazione per un tot di spazio e poi ne hanno preso di più di quanto gli era stato autorizzato. Ma nessuno fa i controlli per vedere effettivamente quanto le due strutture mi occupano sulla sabbia. Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro bellissimo tour. Siamo rientrati di qualche metro all'interno all'interno della costa per guardare questi relitti dunali, che sono l'ultimo residuo che è rimasto in zona più o meno urbanizzata
delle dune. Ci ha raggiunto Maria Gabriella Villani, che è presidente, giusto? Presidente del WWF litorale romano, che da tempo segue la tematica specifica delle dune e soprattutto dei progetti di ricostituzione dunale, specialmente in questo momento nella zona del comune di Fiumicino, però in passato anche alcuni esperimenti nella zona di anche attualmente nella zona di Ossa. Sì. Allora, volevo insomma invitarvi ad osservare questo pezzetto di territorio. È un ettaro circa di area verde che si è preservata, e qui dentro in questa piccola area si è preservata soprattutto come attenzione non lo dico si è preservata, oltre la macchia mediterranea che potete vedere, ci sta il ginepro fenicio, il ginepro coccolone, due ginepri che sono caratteristici e si trovano anche nella pineta di Castelfusano, la fillirella in Tisco. Si sono preservate alcune piante specifiche proprio della duna costiera. Si può vedere anche un piccolo ciuffetto di ammofila. L'ammofila è un po' la pianta testimone della duna costiera, è una graminacea perenne che si trova ovviamente grandemente rappresentata soprattutto a Castel Porziano e a Capocotta, e qui ne troviamo un piccolo residuo, c'è la commomilla di male, l'eringio, il pancrazio, il giglio delle sabbie. Infatti vi invito poi a ritornare qui magari d'estate, fiorisce in estate. La fioritura della duna incomincia dal mese di marzo generalmente con l'ononide e l'erba medica marina. E ci sono anche altre testimonianze però in questo ambiente, perché ci sono delle piante che sono state introdotte come le agavi, che non sono piante nostre, che non ci appartengono ad altri continenti, il fico d'India, che comunque testimoniano proprio il fatto che questa è una zona molto vicina all'abitato, quindi c'è un trasporto di semi, anche un'intenzione delle persone di fare qualcosa di buono piantando piante, non però queste nostre, ma sono piante che vengono da altri territori. Se ci vogliamo accostare, così ve le mostro da vicino, l'altra pianta estranea, però sempre appartiene alla vegetazione mediterranea, è il fico degli ottentotti, che è molto diffuso anche a Capocotta, c'è qualcuno che praticamente lo va a piantare periodicamente. Diciamo è bello perché fa delle belle fioriture, appartiene al Sudafrica, quindi sempre clima mediterraneo, quindi un clima che ha una caratteristica di forte siccità durante il periodo estivo, quindi temperature elevate e scarsa o assente piovosità. Diciamo trova molto bene qui, però ovviamente toglie spazio alle nostre piante, perché è una pianta che comunque si diffonde e quindi invade gli spazi che dovrebbero appartenere alle piante nostrane. Quindi noi come WWF e anche con l'altra associazione Ciberia vorremmo, il nostro desiderio sarebbe quello di gestire questo spazio per rendere ben in evidenza tutte queste bellezze che ci abbiamo, che è una specie, esattamente, una specie di orto botanico concentrato in cui diciamo ci sono le ultime piante della duna costiera, le piante che 100 anni fa, anche meno, caratterizzavano tutto il litorale, dalla foce del Tevere fino al parco del Circeo, e che ora sono qui, diciamo, si sono rifugiate qui, diciamo così. Il motivo è che qui nessuno le ha disturbate, nessuno ci ha fatto strade, stabilimenti e via dicendo, e quindi loro stanno qui, così come sta succedendo anche a Capocotta. Le piante della duna sono, siccome c'è un problema lì di erosione e di gestione non proprio ottimale dell'arenile, le piante si rifugiano più dentro, dove trovano la possibilità di sopravvivere. Questa è un'altra pianta della duna, lo Sporobulus, è una graminacea sempre, è una graminacea perenne. Sporobulus. Nella Toscana, sulle spiagge sabbiose, dove ovviamente non c'è il mare molto forte come da noi, zone più protette, lo troviamo addirittura proprio sulla spiaggia, proprio alle spalle della spiaggia possiamo trovare un ginepro di questo tipo. Le bacche si mangiano, si possono mangiare? Non sono come quelle di montagna? Non sono come quelle di montagna, sono diverse, ecco. Non so se si possono mangiare, penso di sì. Potremmo piantare qualche piccolo per rendere più
appunto, che il fiume è il nostro nastro trasportatore del sedimento. La duna, che è questa dell'ultima tappa, è quello che invece consolida il sedimento e me lo trattiene, grazie anche alle specie vegetative presenti. Ovviamente, come diceva Merico, non è una duna, ma bensì una zonazione di duna in cui ogni zona è caratterizzata da alcune specie vegetali, fino ad arrivare appunto ad una zona più consolidata, che è quella che trattiene il sedimento. Durante, diciamo, questo viaggio abbiamo anche notato come le opere antropiche hanno determinato, hanno diciamo incentivato il fenomeno dell'erosione costiera. Abbiamo visto delle opere, diciamo, sbagliate, come i pennelli e quindi le opere di difesa rigida, perché abbiamo visto quali sono stati i problemi. Abbiamo visto delle opere di ripascimento, come vengono effettuate e con quale sabbia viene dragata e poi posizionata sul nostro litorale, e anche lì, insomma, abbiamo visto l'effetto positivo di basso impatto ambientale ma a un costo elevato, e soprattutto come viene fatto il ripascimento, quale sabbia, se la granulometria è corretta e quant'altro, e soprattutto se è protetto o meno. Abbiamo fatto una piccola storia di Ostia Centro e di Ostia Levante, Ostia Ponente, dal 1950, quando le nostre spiagge erano molto ampie, poco acclive e non era evidente il fenomeno erosivo, dove c'erano ancora le nostre fantastiche dune. Siamo arrivati ad oggi nel punto, diciamo, più erosivo, perché per Ostia possiamo dire che comunque è una situazione abbastanza stabile dal punto di vista erosivo, determinato appunto dalle opere di difesa che abbiamo messo e dai vari ripascimenti e manutenzione delle stesse opere. Ma le parti, diciamo, più aggravate da questo fenomeno, come abbiamo visto, Ostia Levante, la foce del fiume Tevere principalmente, è determinato sia dal porto che dal canale dei pescatori. Prima credo che non sia sufficiente se non ci si comincia a instaurare la duna vivente, perché se no è solamente un cumulo di materiale inerme, una spiaggia desertificata, una costa desertificata, che insomma dà una brutta immagine anche la parola. Il problema qui al canale dei pescatori è perché c'è questo pennello che dovrebbe favorire il deflusso dell'acqua. In realtà però questo pennello, diciamo, relativamente lo favorisce, è solo un'illusione, ma quello che fa di negativo blocca l'apporto di sabbia che viaggia lungo correnti che vanno lungo riva. Viaggia sia a nord della foce sia a sud della foce, quindi questo lo blocca. Ecco perché poi il fenomeno erosivo più forte si ha proprio qui alla vecchia pineta e alla nuova pineta. Per fortuna devo dire che questa sabbia è stata recuperata, era tanto che lo speravamo, insomma è stata riutilizzata, perché poi ci sta un problema di... Non lo so che cosa hanno fatto, però evidentemente hanno avuto il nulla osta per poterla utilizzare. Del resto noi diciamo la sabbia deve essere sanificata, però comunque quella che esce poi comunque va, quindi è un discorso un po'... C'è anche da dire, come già abbiamo detto prima, con i vari effetti del canale dei pescatori, che anziché allungarlo e non accorciarlo determinerebbe solo un insabbiamento e il fatto sì che i pescatori non possono più uscire dal canale, però diciamo che questo ripascimento innanzitutto è un ripascimento morbido, senza barriera, effettuato in autunno e in inverno, quando il mare ha già la tendenza naturale a fare ripascimento, quindi è inutile, non arriva alla prossima stagione balneare. Sulla sabbia, allora, se io prendo quella dragata dal porto con tutti gli inquinanti delle vernici e dei carburanti, questa qui, che anche sì che è vero che sono state fatte le analisi e tutto, ma innanzitutto le analisi sono state fatte il giorno X, il ripascimento non è avvenuto il giorno dopo, è avvenuto dopo un tot di tempo e la spiaggia quindi continua a essere contaminata anche da fattori naturali, basta una semplice pioggia. E in più, comunque sia, c'è anche da dire che se questa spiaggia va bene per metterla sulle nostre sabbie, perché la spiaggia che viene considerata appunto rifiuto dal testo unico ambientale, presente sulle nostre strade perché non c'è una barriera frangivento, che mi passa sulla strada, viene gestita come un rifiuto con i costi di smaltimento e quant'altro. La sabbia è sempre la stessa. Se l'analisi le posso fare per questo, le posso fare anche per quelle sulla strada, e mi evito di perdita di sedimento. Per il fatto di nulla osta, il nulla osta in realtà ce l'ha avuta pure la pineta di Procoglio, però il nulla osta che hanno rilasciato non vuol dire che la pineta di Procoglio, visto anche quello che sarà annunciato dai carabinieri forestali, vuol dire che il taglio è stato fatto nella maniera più opportuna e idonea.